Ciao a tutti, in questo video vi spiego come preparare macchina per fare primo taglio e come regolare temperatura di filo caldo. Apriamo pagina costicinece.it CM8. Da baut selectiamo il baut che c'è la nostra macchina. Facciamo connect e inseriamo il cavo USB al computer. Cioè, una volta quando inserisco USB, apparirà questa port qui. Cioè, adesso se sconnetto USB, il port sparisce. Deci, quando inserisco, il port apparirà. Deci, questa è mio port normalmente. Deci, sconnetto e sconnetto, connetto. Adesso faccio clic con mouse sopra la portul che appare e faccio connetti. Adesso nostra attenzione deve indirizzata qui, perché quando faccio connect, qui deve apparire scritta GBRL11H. Deci faccio connetti, aspetto e vedete GBRL11H. Questa significa che mi sono connettato in buone condizioni con la macchina. Se non appare questa scritta, probabilmente il baut non è per nostra macchina e posso scegliere 9600. E provare di nuovo connect, deci scelto 9600, connect, scegli port, connecti e aspetto scritta GBRL11H. Dopo un tentativo è bene fare un refresh da questa così per rinfrescare pagina. Adesso possiamo aprire il curente. Come vedete, questa macchina ce l'ha trasformatore regolabile. Però probabilmente, se non trovo questo regolare, probabilmente avete anche questo regolatore manuale con trasformatore fisso. Deci potete avere o così o con questo potenziometro. Cioè metto prima una tensione di approssimativ 12 volt. Così. Il nostro filo caldo deve tagliare il polistirolo. Vi ricordo che la macchina si può spostare anche con la mano, anche il filo caldo, anche la macchina. Adesso possiamo testare la macchina, cioè quando clicchiamo questa freccetta deve andare a sinistra, quando clicchiamo questa a destra, questa deve andare sopra e questa andare sotto. Proviamo prima destra e sinistra. Deci quando faccio clic a sinistra, macchina va a sinistra. Quando faccio a destra, macchina deve andare a destra. Adesso proviamo movimenti sopra sotto. Quando faccio qui, vedete che il carrello invece di andare sopra va sotto. In questo caso possiamo girare il connettore. Questo connettore è per asse che va avanti dietro e questo connettore è che va avanti sotto e questo connettore è per piatto rotante che gira. Cioè cambiamo questo connettore, la tiriamo fuori, okay? La giriamo e la inseriamo di nuovo. Ok, adesso facciamo di nuovo movimenti con questi freccetti. Deci vediamo che adesso carrello va sopra quando clicca questa e va sotto quando clicco questa. Ok? Per la base uso un pezzo di polistirolo che deve arrivare fino a qui, a me è più piccolo. Inserisco un piccolo chiodino, questa, ne faccio una buco così e dopo il giro in contrario. Così. E in questo chiodino inserisco il mio polistirolo in questo modo. Così. Adesso metto il filo caldo proprio angolo di polistirolo, anzi
inserendolo un po' dentro. Così, deve essere un po' dentro, anche da destra dentro, anche di sopra sotto dentro. In questo modo. Deci la parte superiore, ok? Una temperatura di approssimativ 12 volt. Se andate sotto un pagina, trovate una imagine questa, che fate clic destra, ok? Deci fate clic destra e copia imagine. Ok? Andiamo sopra. E facendo clic destra qui, copiamo immagine, incolla. Aspettiamo un pochino e vediamo che a destra qui, nostra immagine è pronta per tagliare. Andiamo questa, la muoviamo un po' a destra. Ok? E adesso con buttone ruite o buttone sento macchine, macchina deve cominciare a tagliare. Ok. Deci, lui va sotto. Cioè allontaniamo il CNC un po', togliamo slitta e vediamo il risultato. Prima che vediamo qui a questa scritta e vediamo che qui ha fatto un piccolo angolo, non lo so se si vede bene, e gli angoli non sono perfetti diritti, vedete, un po' arrotonditi, non so se si vede. Sono un po' arrotonditi. Anche il filo mi ha spostato un po', mi pare, il polistirolo, perché non è uscito esatto di dove è entrato. Questo significa che la temperatura è un po' bassa. Mettiamo di nuovo polistirolo. Alziamo temperatura, diciamo a 18 volt, abbastanza alta, e facciamo un nuovo taglio. Vediamo che il filo è ritornato esatto da dove è partito. Però se guardiamo il polistirolo, facciamo così. Vediamo che la temperatura è stata troppo alta e ha rimasto questi, come dico, il filo caldo ha sciolto di più polistirolo di quanto serve. Deci questa ha fatto gli angoli, diciamo, bene, vedete, le ha fatto bene angoli, però il spazio, il filo caldo ha fatto troppo spazio, cioè significa che la temperatura è troppo alta. Vedete questo primo
entra perfettamente, vedete, poco spazio, però temperatura era un po' bassa. Qui temperatura troppo alta perché spazio. Cioè, domanda è: qual è temperatura giusta? Temperatura giusta è quando il filo caldo non fa anche troppo spessore, però anche non è troppo freddo per rimanere dietro e fare gli angoli tondi. Cioè, con delle prove, in tempo che macchina taglia, noi aggiustiamo temperatura fino a troviamo quella temperatura giusta. Vi faccio un esempio. Mettiamo il filo caldo a angolo da polistirolo. Facciamo altra prova alzando e abbassando temperatura. Deci facciamo sentomascine e alziamo temperatura a massimo. Vediamo che fa un spessore troppo grande. Ok? Abbassando la temperatura, vediamo che il filo rimane dietro, ok? Anche si vede. Il filo rimane dietro e trascina con sé il polistirolo, ok? Cioè, temperatura giusta è il momento quando la macchina fa un spessore piccolo, ma anche non rimane dietro. Si può cambiare la velocità cambiando questo parametro più alto o più piccolo. Io qui se ce l'ho F500, se io lo faccio 1000, la velocità si raddoppia. Ok? Se metto sotto 500, la velocità diviene molto lenta. Cioè, avvicino macchina a angolo di polistirolo, così filo caldo. Ok? Do temperatura a massimo e adesso tagliamo più velocità alta. Non raccomando però velocità alta perché il polistirolo è un materiale che deve tagliare con pazienza, non è un materiale che deve tagliare veloce. Ok? Vedete, la temperatura è stata molto alta, ok? E è rimasto questo spazio. La temperatura deve essere più bassa. Spero che questo video vi sia stato utile a quelli che usano per prima volta la macchina e vi aspetto in commenti con domande anche riguardo altri aspetti da questa macchina che volete fare, che io vi faccio a voi un video. Arrivederci.